Io, Dino Petriali, fotografo di nudo, fotografo di Pasolini. C'è una Polaroid a Londra, avevo 23 anni. Così, giocherellavo con le Polaroid. Feci una Polaroid a Harry Miller perché non avevo appunto così proprio l'incontro di questo grande scrittore. Da lì è cominciato un po' l'interesse alla macchina fotografica perché l'ho ripresa, diciamo, questa Polaroid. Non mi sono mai ispirato guardando fotografie di grandi fotografi, li ho visti, li ho guardati, ho una mia. Ho delle preferenze puramente personali, ma non, diciamo, non sono state delle guide, ecco, no, in un certo senso. Una guida ce l'ho più nel rapporto, nell'incontro e tutto dire con Marray, ecco, forse Marray mi ha un po' tenuto lontano da quello che era uno studio teorico della fotografia, mi ha portato molto all'interno di un discorso immediato, pratico, dell'uso della luce, queste cose, per cui in questo senso non ho, diciamo, come maestro posso considerare, anzi, è senza dubbio Marray la figura che mi guida. Ma guarda, il primo nudo è senza dubbio il nudo che ho fatto a Pasolini, il primo modello è stato Pier Paolo Pasolini, però che ha scatenato senza dubbio quello che il coraggio che non avevo, ma che desideravo, cioè la passione del nudo, con questo, diciamo, compito, questo fatto del primo nudo, come da lì è partito, diciamo, questa ricerca, questa idea del specializzarmi in una fotografia di nudo piuttosto che in modo forte. Il rapporto col modello per dare una sintesi che vale per tutte le epoche e per tutti i tempi, è come il mare, a volte calmo e sei fortunato e a volte improvvisamente è turbolento, a volte è talmente mosso che ti butti dentro a quest'onda, ha un'evoluzione o ha una vibrazione esattamente come gli elementi basilari della vita, perché se noi per un attimo escludiamo questa figura, la presenza, diventerebbe tutto quanto estremamente un deserto, tutto diventerebbe metafisico, spaventosamente 5-3, allora è per questo che è difficile, è come se in base al modello, all'occhio che mi cade e che osservo quella figura vivente, io debba indossare gli abiti che lui mi ordina. Bisogna sempre lasciare il modello in una sua forte autonomia, essere quasi. È quasi lui che conduce, o lei, e io devo essere estremamente abile nel toccare con precisione, non so come spiegarmi, no? Intervengo proprio in maniera proprio minima, che però determina la posa, determina tutto, determina poi la fotografia. Per cui per chiudere nel senso di questa domanda, questa cosa, è un po' conio poi delle frasi, come per dire il nudo è l'opera d'arte, il fotografo è il vento, il digitale, l'evento digitale, cioè c'è una grande confusione, trovo, cioè l'uso dell'immagine non è più, diciamo, sta perdendo il controllo da parte di chi la crea. Cioè, sono stanco di leggere o sentir dire che sono un grande maestro, non sono contento della maniera come vengo paragonato al Caravaggio, anche sul discorso delle nature morte, perché non sono soddisfatto, non sono contento di quello che si dice, perché questo è un fermare, non è un evolvere, cioè ma è un discorso che ha sempre toccato
il nostro paese, cioè, riguarda me, riguarda l'Italia, cioè, non sono contento perché non ci devono essere confronti o paralleli o situazioni o via dicendo. Il nudo parte, diciamo, lentamente per doversi aprire come rappresentazione. Insomma, diciamo che è molto complesso, ma allo stesso tempo è semplice, ma se produce scandalo, se produce quello che sta producendo, cioè hai un risultato niente. È come se può essere forse un'arte che si sta, o una cosa che negli anni futuri è come se andasse in via di estinzione, può darsi, non so rispondere, cioè, osservo, c'è molta difficoltà. Ora non so se trovandomi in un altro posto altrove, cioè, ma mi sembra, voglio dire, ci sono stati. È un momento un po' difficile. La prossima mostra lo posso anche anticipare. Usciranno dalle viscere del pavimento bianco, perché come tu noti è un bianco, il nero è, usciranno dei corpi. Una mostra, un accenno di quello che può essere un affresco che io intendo fare, e perciò non so dire se succederà. Diciamo che la prossima mostra è questa, quando è garantita.